Ragazzi, grande giornata oggi. Allora, dovresti riprendermi. Allora, eccolo qua, Coro Polifonico Schierese. Siamo, credo all'interno, non so, nella sede del Coro Polifonico Schierese. Entriamo dentro e vediamo cosa succede. Entriamo dentro, ecco qua. Allora, fammi capire. Cioè, ma stai facendo troppo macello? No, non è vero. È così, semplicemente per far vedere che la dolcezza delle Seade non è quello che sembra, ma molto di più. Quante Seade hai mangiato oggi? Oggi neanche una, però in passato tante e si vede. Ma dai, dove si vede? Senti, ma questa produzione Sardincoro, non ti ho più visto in onda, ma come mai? Perché adesso così stiamo girando fuori dai sardi, fuori dal coro, così. E no, quindi? Che risposta? Cosa? Una risposta che è proprio... Una coda di paglia. Coda di paglia, dai che ci trasferiamo. Andiamo a cercare il presidente, che si chiama? Giovanna. Giovanna? Schintu. Allora, andiamo dal presidente del coro Oschirese, che è Giovanna Schintu, vediamo se... Buonasera. Buonasera. Parli con Giovanna. Parla con la signora. Lei è il presidente? Presidente, la posso raggiungere? Ciao Giovanna. Bene, tutto bene. Cosa state combinando? Stiamo facendo una pesca miracolosa. Per cercare di avere un pochino di entrate, visto che i tempi non sono così floridi. Allora, il signore ha preso quindi il numerino? Sì, sì. Lei è il signor? Turino. Cosa si vince? La cosa più grande che si vince qual è? Abbiamo un televisore, abbiamo un maialetto da 15 kg. Ascolti, se lei cosa vorrebbe vincere? Quello che esce. Lei è più per la beneficenza. Dalla stazza mi sembra che lei ami il maialetto. Beh, non vuol dire. Allora, andiamo a scoprire. Via, posso passare qua dentro io? Ok, ci siamo. Per il signore numero? 208, quello che ho preso io. Ha vinto un bagno schiuma. Un bagno schiuma! È contento? Va benissimo. Preferiva una panada? No, per quello abbiamo assaggiato abbastanza. Bene, bene. Intanto io ritorno qui dal presidente del coro. I complimenti come sempre per ciò che state facendo. Grazie. L'ultima volta che vi ho visto in un programma televisivo. E vi ho visto poi fuori dalla Sardegna perché eravate in Argentina. Certo, sì, siamo stati in Argentina per ben due volte. Per ben due volte. Sì. E non mi avete mai portato. In compenso, la prossima volta ti portiamo, dai. Però vediamo. In compenso ci avete dato le immagini, insomma, certo. E noi racconteremo, così come abbiamo già fatto, ciò che avete fatto in Argentina. Ma parliamo della giornata di oggi. Siamo a Oschi in occasione di questa sagra, la sagra delle Panadas. Cosa significa per il coro oschirese essere qui presenti in una manifestazione così importante per il paese? Beh, innanzitutto per il coro ha sempre partecipato a queste iniziative e dare un contributo per la riuscita della manifestazione e nel contempo riuscire a fare qualcosina per guadagnare qualcosa, perché come dicevo prima i tempi non sono i migliori. Ci autofinanziamo. Vi autofinanziate. Sì, è una forma di autofinanziamento. Ma questo è perché la regione, le province? Perché purtroppo con i tagli che ci sono stati, sì, le regioni e le province anche loro hanno problemi di risorse. E lei Giovanna che ne pensa di questi tagli che per esempio la regione ha fatto anche a discapito di cori come il vostro che girano il mondo? Ma purtroppo la crisi è generale, di conseguenza hanno dovuto tagliare dove... Purtroppo dove... Per noi purtroppo anche nel campo della cultura che invece è molto importante, dove si dovrebbero investire risorse. So. Noi vi facciamo i complimenti, intanto guardi, mentre noi parliamo approfittiamo, mandiamo anche qualche immagine dall'Argentina perché noi ce le abbiamo e così andiamo anche, come dire, a racchiudere in pochi minuti ciò che voi fate quando andate fuori dalla Sardegna. Noi ci incontriamo dopo perché dopo si riprenderà a parlare di Panadas. Benissimo, grazie, ci vediamo. Arrivederci. Ciao, Giovanna, arrivederci. That you left me waiting. Sad excuses and false of time. Tutto a posto, ha vinto qualcosa lei? No, non ho giocato. Quante panadas si mangia lei al giorno? E io mica le mangio tutti i giorni. Tutti i giorni? Le ha. Ma quando ci sono, e oggi quante ne ha mangiate? 7-8. Ma quelle piccoline. Ah, così. quelle piccoline. Allora, siamo qui fronte alla sede del coro schirese, se giriamo con le telecamere. Riprendendo, ma quando è che ci vediamo? Quando vi guardate allo specchio.
Quanto prima su Teleregione, quanto prima signora? Su Teleregione. Ecco, certo. Allora, ci cancelli. Meno male che siamo brutti. Ma no, siete bellissimi. Lei signora bellissima. Meno male che siamo in pensione. Ragazzi, giovani, non se noi. No, se no la Gelmini mi avrebbe buttato fuori dalla scuola. Ci vediamo dopo perché siamo proprio di fronte, dicevo, proprio allo stand Oschirese, però siamo anche qui con le signore, che io adesso stai lì che vado a trovarle. Tutti questi amici che fanno parte del coro, che a, come dire, a dispetto di questa sagra delle Panadas, come vedete, ci fanno assaggiare le Seadas. Le Seadas, certamente. Ma perché le Seadas in questa occasione? Perché è un dolce che piace alle persone, cioè la gente si prende anche per la gola, no? Per il dolce. Quindi dopo il, dopo il salato? Dopo il salato il dolce. Il dolce, e noi assaggiamo, se tagliate assaggiamo. Le più belle ragazze del paese. Chi le ha fatte queste Seadas? Chi le ha fatte? No, non glielo so dire. Non le avete fatte voi in casa? No, siete no. state due giorni tutte. Noi le abbiamo comprate. Così. Sarde però. Le cuociamo. No, non arrivano da Milano, no? No, da Oschiri. L'assaggiamo, certo. Mezzo perché stiamo lavorando, signora. Signori, il porcetto è ancora assaggiato. Oh, brava. Un vincitore. Ecco qua, dopo la Panadas, la Seadas. La Seadas. Beh. Signore, come noi, nonostante così, ascolti, che cosa vuole di più? Il massimo, certo. No? Che allora, io assaggio, Prego, me non prende la forchetta. Con la forchetta. Se questo vuole piccolo. Altro miele. Squisita. Vedo bene, speciale, Buonissima. Cinese puro santo. Anche il camera me lo stesso vuole la sera, ma tagliela. Non va proprio bene, e prima ci danno le Panadas, va bene, poi ci danno le Seadas, va bene, cioè mancano solo adesso due gnocchetti e siamo a posto. Di lusso, ci vorrebbe però un pacco di gnocchetti e magari qualche fettina di cavallo alla Sassarese. Ecco, bravo, lei arriva da Sassari. Da Sassari. Mi faccia capire, in una manifestazione così dove le Panadas sono la regina poi, no, della manifestazione, lei quante se ne ha mangiato e qual è la sua preferita? Me ne sono mangiate sei. E la preferita l'ho mangiata all'inizio, non so di chi fosse, di? Non lo so, comunque non facciamo nomi, però noi adesso andiamo, perché il nome è stato alla fine. Perfetto. Come che ti chiami? Paolo. Ciao Paolo. Ciao. Saluta Paolo. Dopo una buona panada, la signora lo sa, ci vuole un buon... Un buon che cosa? Un buon vino. Un buon vino, ma io sono astemia, non bevo. Quindi... E quindi lei quante panada si mangia di solito? Una. Una e basta, di carne. Sì, certamente fatta in casa. E poi dopo... Ah, lei è di qua allora? Io sono di qua, sì. Mi saluta la camera che è dietro di no, lei. No, assolutamente. Dai, lo faccia. Ciao. Dai, trasferiamoci, ci vediamo, arrivederci.